Arriva un tampone all'emergenza rifiuti a Cefalù. Con grande senso di responsabilità, il presidente del Lato Palermo 5, Giuseppe Norata, ha avviato gli interventi di rimozione bonificando le periferie della città che ormai da diversi giorni si presentavano come discariche a cielo aperto. Cumuli di spazzatura sulla strada per Contrada Ferma, uno dei luoghi di villeggiatura più rinomati della città, dove ai rifiuti solidi urbani si accompagnava una ingente quantità di ingombranti. Lo stesso anche in Contrada Campella. I rifiuti, che ammontavano a parecchie tonnellate, avevano invaso i margini della strada, cominciando a costituire un rischio per gli incendi e per la salute pubblica. L'emergenza ha toccato l'ambiente e deturpato l'immagine della città agli occhi di visitatori e turisti. Intanto il comune di Cefalù continua a non pagare il suo debito di 6 milioni e mezzo di euro nei confronti della società Ecologia e Ambiente, così costretta a ridurre i servizi e a sospendere la raccolta differenziata dei rifiuti. Una beffa per i cittadini cefaludesi, la cui tassa sui rifiuti dal 2007 a oggi è stata raddoppiata, passando da 177 euro a 276 per un immobile con superficie abitabile di 95 metri quadrati. Un aumento ingiustificabile a fronte dell'ingente sporcizia in città e della lentezza nella riscossione del tributo. Un chiaro messaggio anche dalla società Ecologia e Ambiente, che invita i cittadini a ridurre il numero dei conferimenti e a contattare il numero verde per il ritiro a domicilio dei rifiuti speciali e ingombranti.